Beh, ragazzi, mi dispiace interrompere la festa, ma non si può far attendere una signora, sapete com'è, no? Ma certo, come? Siamo d'accordo con te. Vedo che capite tutti benissimo, eh? Sì. Vi assicuro, ragazzi, che questa è stata una delle più belle serate della mia vita. E a proposito, ho qui un orologio d'oro massiccio a 24 carati. Davvero appropriato. Perché l'uomo a cui sto per darlo è un cassiere d'oro massiccio a 24 carati. Bravo! Bravo! Bravissimo! Dategli pure un'occhiata. Un vero gioiello. Meraviglioso. Leggi l'iscrizione, Chris. Al mio amico Christopher Cross, in segno di ringraziamento per 25 anni di fedele servizio, da J.J. Hogarth, 10 novembre 1934. E io proprio non so che dire, J.J. Questo è bellissimo. Chi si aspettava un regalo così? No, di certo. Beh, posso solo dire che abbiamo il miglior padrone di tutta New York. Bravo! Auguri, grazie. Grazie. Grazie, Chris. Sei un vero amico. Grazie davvero. Grazie a lei. Ci fumiamo un sigaro? Oh, io di solito non fumo. Avanti, prova. Sono sigari speciali, credimi. Ecco Charlie. Oh, grazie. Era lui. Grazie. Non sei mica superstizioso, eh? Oh, no, grazie. Continuate la festa anche se io me ne devo andare. Mettete tutto sul mio conto. Bevete quanto volete, ma non venite in ufficio lunedì col mal di testa. Grazie, capo. Arrivederci. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Vai a vedere, Chris. Ecco. Lo metto subito nel taschino. Già. Ehi, ragazzi, guardate. Venite qui, avanti. Ma che c'è? Vediamo. Su. Va a vedere. Scusa. Avete visto che donna? Sarà la moglie. Oh. Vieni via anche tu. Si tratta bene il vecchio. Eh? Vorrei essere al suo posto. Magari. Proprio bello, vero? Ah. Cominciava a mancarmi il respiro. Da che parte vai, Chris? Oh, vado a prendere la metropolitana. Abito a Brooklyn, un po' lontano. Ma tu sei senza ombrello? Ti accompagno all'autobus. No, devi allungare. Oh, mi piace camminare. Un po' d'aria fresca fa bene. Ehi, là! Ho bevuto un po' troppo. Pazienza, prenderò il prossimo. Tu va pure alla metropolitana. No, preferisco aspettare. Mi sento un po' solo stasera. Senti, Charlie. Pensi che J.J. esca davvero con quella ragazza? Beh, così sembra. Io mi chiedo come sarà. Che cosa, Chris? Beh, essere amati da una ragazza così bella. Ah. Io non ho mai avuto niente del genere. Nemmeno quando ero giovane. Già, da giovani sogniamo sempre cose impossibili, ma poi si cresce. Io, da ragazzo, volevo essere un artista. Sognavo sempre di diventare un grande pittore.
E invece faccio il cassiere. Dipingi ancora? Sì, la domenica. È un bel passatempo. La domenica è un giorno che io detesto. Davvero? Non so mai che cosa fare. Perché non vieni a trovarmi domani? Ah, grazie, Chris. Vengo senz'altro. Buonanotte, grazie. Buonanotte, Charlie. Ti aspetto. Ciao. Oh, ha smesso di piovere. Sì, da mezz'ora. Senta, dov'è la stazione della metropolitana? Attraversi la strada e poi giri a sinistra. Oh, grazie tante. Vorrei sapere perché perdo sempre la strada qui a Greenwich Village. Già. È ferito. Vado a chiamare la polizia. No, aspetti. Aspetti. Polizia! Polizia! Dove è andato? Da quella parte. Che aspetto aveva? Ah, non lo so. Io non l'ho visto. Mi ha preso 15 dollari, non credeva che non avessi altro, così ha cominciato a picchiarmi. Poi è arrivato questo signore ad aiutarmi. È vero, sergente, era steso lì. Non sono riuscita a trattenerlo, è scappato. Aspettate qui. Avanti, andiamocene. Ma dobbiamo aspettare che torni. Io non voglio finire sui giornali, e lei? Giornali? Certo, quando succede una cosa simile ci si dà sempre di mezzo. Continuano a venire poliziotti in casa a fare domande, è orribile. Mi porta a casa? Ah, sì. Ma certo, io ecco, se lei crede che... Ecco, io vivo lassù. Oh, mi spiace non poterla far salire, ma vivo con un'altra ragazza. Si chiama Millie. Buonanotte. Grazie di tutto. Non prenderete un caffè? Ma sì. Ciao, Kitty. Ciao, Sammy. Questo è il signor... Cross. Piacere, signor Cross. Oh, è piacere mio. Hai visto John? No, è già un po' che... Due caffè, prego. No, ho cambiato idea, vorrei bere. Dammi uno scotch. Uno scotch e un caffè? Sì, sì. Oh, avanti. Perché non mi tiene compagnia? See, I've already had a good deal of champagne. You want champagne? Oh, no, no, no. Uno scotch anche per me. Sa, è da quando l'ho incontrata che volevo chiederle il suo nome. E chi? Veramente... Catherine Marsh. Ma gli amici mi chiamano Kitty. E lei come si chiama? Chris. Chris Cross. È buffo. Sì, lo so. Mi prendono tutti in giro, ma non fa niente. Cos'ha da guardare? Ho la faccia sporca? Oh, no. Scommetto di sì. Oddio, che mostro!
Oh, grazie, signore. Alla tua, Chris. Signorina. Kitty. Sì, signorina, cioè... Kitty. Beh, ecco, Kitty. Io potrei essere tuo padre. Ma che cosa dici? Non credi questo? Beh, non sei un ragazzo, sei... maturo. Mi piacciono gli uomini maturi. Beh, quello che volevo dire è che... non dovresti andare in giro di notte da sola. Tornavo dal lavoro. Lavora così tardi? E cosa fa? Indovina. Sei un'attrice. Ah, hai indovinato. E ora che sei tutto di me, perché non mi parli di te? Che cosa fai? Io? Io? Beh, no, ecco... no, non me lo dire. Lavori in banca? No. Oh, vediamo. Greenwich Village è piena d'artisti. Ed è lì che ti ho conosciuto, vero? Beh, io... sì, sì, dipingo. Ah, ecco, certo, sei un pittore. Adoro i pittori. E quasi ti scambiavo per un cassiere. Sai le gallerie d'arte sulla Quinta Strada? Che prezzi hanno! Un quadro piccolo così costava $50,000. Era di... Cézanne. Cézanne? Oh, era un grande pittore francese. Vale quel prezzo. Cosa? $50,000? Beh, un capolavoro come quello non ha prezzo. Può valere... può valere qualunque cifra. Sai una cosa? Magari ho visto in giro i tuoi quadri senza saperlo. D'ora in poi ci farò caso. Oh, no, 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 no. Io non vendo i miei quadri. Non li vendi qui, cioè? No, io... Ci sono. Tu vendi solo in Europa, in posti tipo Parigi, Londra. Beh, io non me ne intendo molto. Ma penso che in Europa tu prendi per i tuoi quadri quanto un pittore francese prende qui a New York. Ma... Oh, è inutile. In patria non ti apprezzano. Beh... in un certo senso è vero. Ma sai, quando dipingo, io non ci penso. Dipingo per divertimento. Come? Sì, per me è la cosa più divertente del mondo. Vorrei avere più tempo per farlo. E invece non ne hai? Oh, no. Beh, sì. Beh, vedi... beh, sai... mi occupo anche dei miei affari. Sfido, se guadagni così tanto. In che spettacolo reciti? È finito stasera. Ma il titolo? Non importa, che ora è? Oh. Sono solo le 2:10. Oddio. Oh, è ora di andare a dormire. Così non mi dimentichi. Grazie. Possiamo rivederci. Certo, se vuoi. Mi dai il tuo numero di telefono? Non ho telefono. Posso scriverti? Quello è l'indirizzo. Buonanotte, Chris. Kitty, chi è Johnny? Perché lo domandi? Beh, ho sentito che chiedevi al bar. Oh, certo. È un tale che conosco, il ragazzo di Millie, l'amica con cui vivo. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Kitty. Sì, Adele. Bene, questa sì che è una sorpresa. Non ti aspettavo, Charlie. Ma, Chris, tu mi hai... Shh. Mia moglie.
Mi fa piacere, comunque. È stata una bella festa ieri sera, Charlie? A che ora saremo tornati a casa? Dopo mezzanotte, no? Non sono ancora andato a letto. Davvero? Dovevo essere proprio ubriaco fradicio, Charlie? No, no. Oh, devo lavare i piatti per Adele. Non ti dispiace, vero? No, no, fai pure. Senti, l'hai dipinto tu? Oddio, no. Quello non è un quadro, è uno schifo fatto da un fotografo. Ma chi è? La buon'anima. Ah, il primo marito di tua moglie. Sergente di polizia Egan. Un grand'uomo. Ehi, questa è una medaglia vera, no? Sì, l'hanno data ad Adele. Tua moglie? Sì, quando lui ha annegato nel fiume. Stava salvando una donna. Mai ritrovati i corpi. Oh, terribile. Già, davvero. Oh, grazie, Charlie. Figurati. Da quanto sei sposato, Chris? 5 anni. Sai, lui non voleva intaccare i suoi risparmi e così affittarono una stanza. Per soli $4. Beh, io cercavo di risparmiare anch'io, così la presi. Oh, lei era gentile. Anche lui non era male. E... beh, sai come succede. Fumi? No. E semmai più tardi. Dove sono i tuoi quadri? Di là, all'ingresso. Vuoi vedere cosa ho fatto oggi? Sì, con piacere. Ma dove hai trovato un fiore così? Cioè, tu vedi... questo quadro, guarda quello. Beh, sì, è come lo sento. Vedi, quando guardo questo fiore, io mi... ah! Non c'è pace in questa casa! Mi dispiace, Adele. Andiamo di là. È libero, Adele! Potresti muovere le gambe dal divano, bellezza? Vieni qui. Non sai fare niente di meglio? Ma pensi solo a quello, tu, eh? E a che altro dovrei pensare? Se vuoi più riscaldamento in questa casa, mia cara, chiama il portiere. Idiota! Come mai mi nascondi le cose? Oh, Johnny, non ricominciare a parlare di sabato sera. Non sto parlando di sabato sera. Sto parlando di questa. Sembrerebbe un ragazzino che vuole vederti. Te la fai coi liceali adesso? Perché ridi? Sei matto. Potrebbe essere mio padre. È di quel vecchietto che è venuto ad aiutarmi sabato sera. Il mio eroe. No, scherzi. Eri... arrabbiato per ricordarti. Se non avessi dato al poliziotto l'informazione sbagliata, ti avrebbe acchiappato. E questo sarebbe lo stesso vecchio. Mm-hmm. E dipinge?
È ricco e famoso e anche molto gentile, Johnny. Non è brutale come te. Ma te l'ho detto, avevo perso a poker. Mi servivano $50 e tu che cosa m'hai dato? $15. Ma era tutto ciò che avevo. Inoltre mi hai fatto aspettare 2 ore sotto l'acqua. M'hai guardato male subito. Non t'ho guardato male subito. Senti, qualunque ragazza che aspetti uno sotto l'acqua 2 ore deve guardarlo male. Il guaio con te, Bella, è che non hai immaginazione. E cosa dovrei fare? Dovresti usare il cervello. Quest'uomo, a quanto pare, è pazzo di te. È un'occasione. Ha un sacco di soldi, no? Hai detto $50,000 a quadro. Ecco, io sto a sbattere la testa al muro per trovare un piccolo capitale e invece tu hai questa fortuna in mano. Tu devi chiamare, come si chiama, e approfittarne subito. Questo tizio ha perso la testa. Scrivili, dagli un appuntamento. Oh, non posso levare i soldi a un vecchio in questo modo. Stammi a sentire, devi farti furba, hai capito, belle gambe? Io vorrei fare la bella vita senza dover faticare. Ma l'abilità non basta. Ci vogliono i soldi per fare i soldi, il capitale. Quei miei amici del garage mi farebbero entrare in società se mettessi un po' di soldi. E quanto vogliono? Beh, diciamo $3,000. Cosa? Ehi, guarda che non stiamo mica parlando di noccioline. Prova a pensarci. Se riesci a infilarti in un affare del genere, dopo è un gioco liberarsi dei soci. Allora sì che vivi. Cielo, ne racconti di favole tu. Ehi, che fai con la lettera? Al massimo posso scucirgli $50, $100. Non le cifre di cui parli tu, non saprei come. Ah. Johnny. Johnny, dove vai? Dove non mi fanno perdere tempo. Johnny. Johnny. Non so proprio perché tu mi piaccia tanto. Ma sì che lo sai. Pensa alla mia proposta. Guarda che non devi mica togliergli molto, non all'inizio. Fatti prendere un appartamento dove io possa venire a trovarti, non una topaia come questa. Che ne dici? Posso entrare in casa mia? Ciao, faccia buffa. Vuoi stabilirti definitivamente qui, Johnny? No, smettila di maltrattare il mio fidanzato. Fidanzato? Come si scrive? Con la F, come faccia buffa. Paga metà dell'affitto, no? Beh, questa era l'idea quando abbiamo firmato il contratto. Ah, vedrai che presto resterai sola. Ciao, Bella. Ma che intendeva? Oh, ma niente. Conosci Johnny? Già, altro che se lo conosco. T'ha comprato l'anello di fidanzamento? Ah, a quanto sembra te ne preoccupi più di me. Un modello da $50. L'ho avuto per meno, si intende. Se vuoi, te lo presto. Dopotutto conviene fare la modella. Mica tanto. Ho mangiato da cani. Se appena potessi, lo pianterei questo mestiere. Quando torni a lavorare? Con la tua figura, se non fossi tanto pigra. Chi credi di essere? Il mio angelo custode? No, no, cara. Ho perso le ali molto tempo fa. Ecco, mi pareva. Il problema è che stai con quello. Prima di incontrare quel Johnny eri tutta un'altra persona. Cosa ti è successo? Quello che vorresti succedessi a te. Sono innamorata pazza. Sì, di un delinquente che ti ammazza di botte. Non parlare così di Johnny. Potresti avere tutti gli uomini che vuoi. Lo so. Ma io ne voglio uno solo. Sì, quel ladro di galline. Ti brucia perché non ha scelto te. Se parliamo di bruciori, chi ti batte?
quell'usignolo è felice quanto me. Vedi, ci sono anche i passeri, hanno fatto il nido. Ehi, dov'è che hai imparato? Oh, e quando ero ragazzo? Non fischiavo da almeno 40 anni. Ma oggi mi sento di nuovo come un ragazzino. Hai venduto nessun quadro? Ah. Perché non fai il mio ritratto? Mi piacerebbe. Posso venire a dipingere da te? Oh, ho paura che la mia amica non vorrebbe. Quanto ci metti a fare un quadro? Oh, a volte un giorno, a volte un anno. Non si può dire. Deve crescere. Non sapevo che quadri crescessero. Ma i sentimenti, sì, sono molto importanti i sentimenti. Beh, prendimi. Nessuno mi ha insegnato a disegnare così e dipingo quello che sento quando guardo una cosa. Ah, sì? È come... come innamorarsi, credo. Capisci? Incontri qualcuno, la cosa cresce e non pensi più a nessun altro. È interessante. Dal mio punto di vista è così anche l'arte. Ogni quadro, se è buono, è un atto d'amore. Non avevo mai sentito parlare così prima. Oh, beh. Ci sono pochi con cui poter parlare così. Tieni tutto per te e te ne vai in giro con le cose dentro. Già, hai ragione. È quello che succede anche a me. Continuo a tenermi tutte le cose dentro, Chris. Perfino ora che sono nei guai. Tu, Kitty? Avrai capito che sono in bolletta. Anche quest'abito è di 1000. Non ho i soldi dell'affitto. E quant'è? Oh, lascia stare. Non dovevo dirtelo. Ti rovino la giornata. Oh, ma che... In qualche modo ce la farò. Non accetterei mai niente da te, sai. No, sì, cioè... No, no, non potrei. Non ho mai preso soldi da un uomo e non comincerò adesso. E non voglio rovinare la nostra amicizia. Oh, ma che ti... io... Non potrei ridarteli. Oh. Chris, forse potrei ridarteli. Se metti soldi per un appartamento, io avrò un posto per vivere e tu per dipingere. Che ne dici? Potresti farmi il ritratto. Che ti prende? Non vuoi farmi il ritratto? Devo dirti una cosa, Kitty. Cosa? Ti ho ingannato. Sul serio. Io sono sposato, Kitty. Perché non me l'hai detto, Chris? Non sono il tipo di ragazza che va in giro con gli uomini sposati. Ricordi che hai detto? Incontri qualcuno, poi la cosa cresce e non pensi più a nessun altro. Dovevi dirmelo che hai una moglie. Ma non ne sono innamorato. È tua moglie? Ero solo. Non potevo più stare solo. Povero Chris. Allora non ce l'hai con me? Veramente dovrei avercela, ma non posso. Non ci riesco, Chris. E potrai aiutarmi. Quanto ti serve? $500. Vorrei $500. Posso restituirne 30 al mese. Va bene, signor Cross, ma serve un'altra firma. Grazie, no. Un garante. Un garante. È una formalità. Ah, grazie tante. Non c'è di che. Anche questo mese hai speso i soldi per i tuoi colori e le tue tele? E
E poi non hai i soldi per comprarmi una radio. Per ascoltarla devo andare al piano di sotto ogni sera. Io mi batto in tutti i modi per risparmiare e tu invece butti via i soldi. Non so come faresti senza di me. Davvero, caro. Se almeno potessi portare fiori sulla sua tomba. Ma perché mi è venuto in mente di sposarti? Magari potessi tornare indietro. Meglio essere vedova. L'unico motivo per cui rimango qui è che t'ho sposato e sono fregata. Sì, sono fregato anch'io. Ma hai bevuto? No, piantala. Fa sentire l'alito. No? Ma allora che hai? Perché continui a tormentarmi? E tu perché mi accusi di non comprarti la radio? Pensi che mi faccia piacere correre tutte le sere di sotto? Perché non te la compri? I soldi li hai. Ma i soldi della sua assicurazione? Non sono io a volere la radio, sei tu. Non toccherò mai quei soldi, fino alla vecchiaia. Se ci fosse lui, l'avrei una radio. Guadagnava bene, mi faceva vivere in una bella casa. Vivi ancora nella stessa casa? Sì? Però adesso puzza di pittura. Non sopporto l'odore dei colori. E poi tutti quei quadri che ingombrano l'ingresso. Se non butti via tutta quella robaccia, un giorno di questi do tutto a un hobby vecchi. Adele. Lo faccio. Giuro di sì. E le cose che dipingi. Eri un cane persino quando copiavi cartoline illustrate. E io copiava cartoline illustrate ed è considerato un grande pittore. Adesso immagino che copierai Odrilo, o come cavolo si chiama. Diventerai pazzo prima o poi. Prima o poi ti metterai a dipingere donne nude. A meno che tu non l'abbia già fatto. Non ho mai dipinto una donna nuda. Ma lo spero bene. Il programma alla radio sta per cominciare. Sbrigati a scendere, Adele. Vengo subito, Dora. Mio marito è arrivato tardi. Quando hai finito, lava i piatti. Questo è il vostro programma favorito, La mia famiglia, che vi viene offerto dal sapone Mille Bolle. Nessun altro sapone vi dà quello che vi dà il sapone Mille Bolle. Un bucato perfetto. Un risparmio incredibile con la confezione famiglia. E ora va in onda un nuovo episodio della serie La mia famiglia. E ricordate, sapone Mille Bolle. Christopher! Che facevi? Stavo cercando il giornale. Sei cieco? Oh, ma non ti piaceva il programma? La radio si è rotta sul più bello. È un apparecchio scadente. Ma non hai letto qui? Che cosa? Un omicidio a Quincy. Un uomo ha ucciso la moglie con un'accetta e poi ne ha spedito il corpo in California. Dice che... L'ho già letto, grazie. Ma non l'ha fatta franca, sai. Finirà come merita, giustiziato. Già, uno non ha speranze con la polizia di New York. Perché non lasci stare il giornale e lavi i piatti? Adele, non dicevi sul serio quando hai detto che darai i miei quadri a Robby Vecchi? Lo vedrai. Beh, non è necessario. Un mio amico ha preso un appartamento al Greenwich Village. Porterò tutto lì. Beh, se è così scemo da lasciarti fare, prima è meglio, eh.
È l'ultimo piano, pieno di luce. Molto tranquillo. Conosce Tony Rivera, il vignettista? Sì. È stato in questo appartamento 3 anni. Lavorava solo qui. Ecco, questo è il suo studio. I disegni sulle pareti sono suoi. A volte faceva delle prove sul muro quando preparava un lavoro. C'è gente che pagherebbe parecchio per averli. E lei è un artista, vero, signorina? Mm-hmm. E la camera da letto? Di qua. E quanto sarebbe l'affitto? $150. Oh, in cantina ci sono dei mobili che appartenevano a Rivera. Se per caso le interessano, può prenderli. Ecco, la camera da letto. No, non mi piace la tappezzeria. Possiamo cambiarla? Sì, con un contratto di 1 anno. Voglio sceglierla io. Hai svaligiato una banca? Eh? Oh. Oh. Ciao, belle gambe. Mi pareva di aver sentito suonare. Avrò sognato. Ehi, piccola, è tutto quello che c'è? Ringrazia Dio, con tutto quello che hai sperperato ieri sera. Ma hai perfino comprato un libro, lo sai? Dici sempre che fai l'attrice, no? Shakespeare, niente meno. Ehi, quei soldi sono miei. Ma sai dove trovarne altri, no, bella? Oh, non è riuscito a vendere un quadro negli ultimi tempi. Come faccio a chiedergli ancora soldi? Senti, Kitty. Ho bisogno di almeno $1,000. Cosa? Ormai ci sei dentro. Dagli un'altra spintarella. Sembra spaventato quando gli parlo di soldi. Senti, bella, ormai l'hai preso al laccio. È in trappola e non ne esce più. Può andarsene, lo sai? Ma una moglie, no? Perché non accenni vagamente al fatto che sua moglie potrebbe venire a sapere di questo appartamento? Sarebbe ricatto. Già, sarebbe ricatto vero e proprio se ci facessimo scoprire. Sarà lui. Te l'ho detto che avevano suonato. Questa non ci voleva. Mandalo via. Guarda. Ho suonato 3 volte. Credevo ce l'avessi con me. Non più. Scotch? Grazie, tesoro. Sapevo che dovevi esserci. È solo mezzogiorno. Prima ho suonato, ma poi la porta era aperta. Bene, bene, bene. Non male per una disoccupata. Non vorrei mica ricominciare. Non dirmi che sotto il soffà c'è lui. No, spiritosa. Puoi uscire, Johnny. Ai tuoi ordini, faccia buffa. Hai fatto i soldi in borsa, signor Prince? Può darsi. L'ultima volta che t'ho visto volevi andare a Hollywood. Una volta,
Ho letto di un tizio che è arrivato a Hollywood in bolletta e ha fatto i milioni. Esperienza zero, ma aveva un bell'aspetto. Lavorava in una drogheria. Ma sicuramente non somigliava a te. No, non litigate voi due. Ah, io non sto litigando, Bella. È la tua amica che mi provoca. Lo sai che un attore guadagna anche $10,000 la settimana? E per cosa? Per fare il duro? Per schiaffeggiare le ragazze? Credi che non possa farlo anch'io? Ah, se sei così bravo, allora fallo. Ho intenzione di farlo, credimi. Cosa? Chris! Ho portato un po' delle mie cose che ti... porto il resto domani. Non vedevo l'ora. Oh, non sei solo. Sono Millie e Johnny. Johnny? Sì, il ragazzo di Millie. Vieni che ti presento. Millie, questo è un mio amico, il signor Cross. Millie Ray. Piacere, signorina. Piacere mio, signor Cross. E Johnny Prince. Lieto di incontrarla, signor Cross. Piacere. Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Può darsi. Può darsi, signor Cross. Sì, ma non riesco a ricordarmi. Forse mi sbaglio. Può darsi. Beh, devo andare, Kitty. Vengo anch'io, tesoro. Oh, tu puoi restare, Johnny. Oh, non ti lascerei mai andare da sola, tesoro. Potresti essere investita da un tram. Beh, arrivederci, signor Cross. Arrivederci. È stato un piacere. Grazie per lo scotch, Millie. Figurati, ciao. Ciao, Kitty. Ciao, Johnny. Che cos'hai, Chris? Non credo che il fidanzato della tua amica mi piaccia molto. È una persona per bene. Sì, lo so, se è un tuo amico, ma c'è qualcosa in lui che non mi piace. Millie ne è pazza. Vuoi vedere i miei quadri? Non ora. Vieni qui, Chris. Felice? Per la prima volta in vita mia. Molto felice. Ti penso continuamente. Tutto quello che voglio è vederti, starti vicino. So che non ho il diritto di chiedertelo, ma... hai mai... Beh, ci sono stati altri uomini che... Solo uno, Chris. Lo vedi ancora? È finita. E senti, Kitty, e se fossi scapolo? Se non avessi una moglie? Anche se sei sposato? Sì, lo so, ma se... Beh, se succedesse qualcosa e fossi libero, mi sposeresti? Oh, non ne parliamo adesso, tesoro. Quello che mi preme è trovare un lavoro. Vivere qui, beh, costa molto. Io non voglio chiedere di più a te perché... Beh, non hai venduto quadri di recente. Ma non hai abbastanza soldi? Oh, non hai idea di quanti soldi servano ad un'attrice. Il talento non occorre in teatro, tutto costa soldi. Bisogna conoscere la gente giusta. Devi avere un agente, sono altri soldi. Avere bei vestiti, essere bella. Oh, ma tu sei già bella. Oh, caro, ma questo non significa niente. Ci vogliono i vestiti, i profumi. Bisogna fare colpo. Mi servono $1,000 per avere un guardaroba decente. $1,000? Perlomeno. Me li farò prestare da Millie. O dal suo ragazzo, a Johnny. È pieno di soldi, sai? Oh, no, 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 no. No, Kitty, no, non da Johnny. Perché no? Beh, io li trovo io in qualche modo. Oh, Chris, sei un angelo. Comincio a credere davvero che mi ami. È vero, Kitty, è vero. Oh, Chris, sei impulsivo. Io sono contenta di piacerti, ma c'è un limite. Sì, lo so, ma... Devo andare, devo essere a casa per... Torno qui domani mattina, Kitty. Sarò qui ad aspettarti. Mi dispiace che tu te ne vada. Ciao, tesoro. Oh, ricordati i soldi. Certo. Ciao, Chris. Ciao.
Non lo capisco. Quel povero vecchio deve essere matto per vedere serpenti per aria. E pensare che qualcuno paga per una cosa simile. Senti, sei sicura che non sia un bidone? Ah, oh, è troppo scemo per fare i bidoni. Lo dici, eh? E dove prende i soldi? Se dovesse lavorare per vivere non guadagnerebbe più di $50 la settimana. Non ne capisci d'arte? Forse no, ma ho intenzione di informarmi. A me non dispiace questo. Però dove si trovano fiori del genere? Ehi! Chissà se riusciamo a venderli. E io che rispondo quando chiede dove sono? Gli dici che li hai messi in banca, sai, per proteggerli. Mica puoi lasciare dipinti di tale valore in giro alla mercé dei ladri. Ti metti nei guai, li conoscono tutti i suoi lavori. Ha cercato di baciarmi oggi. E non mi è piaciuto per niente. Ah, non farla tanto lunga. Ehi, non sono neanche firmati. Non importa, è celebre. Lo sapremo presto, bella. Oh, Johnny, non sopporto di essere toccata da altri che da te. Ah. Lo odio quando mi guarda in quel modo. Se almeno fosse cattivo, mi trattasse male, riuscirei a sopportarlo meglio, ma... Oh, tu non mi ami e non capisci cosa voglio dire. No. 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 Beh, forse. E ancora per molto, signor Cross? No, ho quasi finito. Tra un po' me ne vado. Bene. Sono arrivato in tempo. Mi cambio un assegno, Chris. Personale. Sì, sì. Certo, JJ. Ecco qua. Grazie, Chris. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, Nick. Ciao. Chi è? Il tizio che ha dipinto questi prende $50,000 per un solo quadro. Ehi, ma ti sei ammattito, Nick? Dove li hai presi? A Washington Square? È lì che i capelloni vendono quadri così per un piatto di minestra. Questi quadri non sono opera di un capellone. Che dovrebbe rappresentare? E quel serpente sul lampione, che c'entra? È una visione d'artista, che ti frega? Come si chiama? Ecco... Senti, Nick, quando ti porto della roba, di solito non chiedi i nomi. Se sono gioielli. Portami i gioielli e facciamo un affare, Johnny. Ma questi riportali a Washington Square dai capelloni. Vedo che lei si interessa d'arte. Questo è uno dei migliori. Dia un'occhiata qui.
Oh, ma allora lei è un pittore. No, io no. Come le sembra? Beh, hanno qualcosa. Hanno un'atmosfera speciale, ma niente prospettiva. Niente prospettiva. Ed è importante? Certo che lo è. Guardi i miei quadri. Dove li ha trovati? Senta, io vorrei venderli. Beh, potrei venderglieli a commissione. Quanto crede che valgano? Io parto sempre da $25. Sa, vendere quadri è un mestiere difficile. La gente non compra quadri oggigiorno. Non c'è apprezzamento, né gusto, né interesse. E neanche prospettiva. Mi dia nome e indirizzo. No, ripasso più tardi. Ci vediamo. Ciao, John. Ciao, Sam. Dove l'hai preso? Da Nick. E il mio anello, allora? Lo sai quanto costa un anello? Ma io ti ho dato $900. Datti una calmata, piccola. Mi hai detto che quel vecchio è un povero scemo. Ma credo che la scema sei tu. Ti ha raccontato che i suoi quadri valgono un sacco. Hai controllato questa storiella? Che vuoi dire? Che i suoi quadri valgono $25 l'uno. Capito bene? Oh, sei matto. Sta attenta a misurare i termini. Oh, non prenderla così. Allora non chiamarmi matto, eh? Quel vecchio ci ha fatto un bel bidone, eh? Ma i soldi erano veri, no? Forse se li è fatti prestare o aveva dei risparmi. Avrà rubato. Rubare? Oddio, Johnny, non è il tipo, non avrebbe mai il coraggio. Ma non ha fatto certo i soldi coi quadri. Forse è scemo, ma è un artista. Un giorno mi ha portato al museo e mi ha spiegato tutto quello che c'era. Tutta la gente si fermava ad ascoltare. Quale museo? Il Metropolitan. Caspita, hanno quadri che valgono dei milioni. Dove vai? Voglio dimostrarti quanto sei scema, Kitty. Non puoi portare i suoi quadri al museo. Ma questo chi lo dice? Senta, signore, lo sa chi li ha comprati? Jay Way, il famoso Jay Way. Lei non sa chi è Jay Way? Beh. È un critico d'arte, la più grossa autorità d'arte moderna in America. Ha dato un'occhiata e li ha comprati. Non gli è interessato uno dei miei quadri, nemmeno gratis. Vuole incontrarsi con lei. Mi ha detto di andare a telefonargli. Lei aspetti qui, eh? Un momento. Mi dici che ci trovi di tanto divertente? Sei tu che mi fai ridere. Sei partito in quarta perché volevi dimostrare quanto sono scema e ragazzina. E invece hai venduto due quadri per una miseria e adesso non puoi neanche incassare quella miseria. Ma piantala! Oddio! Che altro c'è? Che gli dico a Chris? Non se ne accorgerà. Lo dici tu, quel Jay Way è un critico, scrive su tutti i giornali. Ah! Il solito facilone, ti avevo detto di non farlo. Prova a calmarti, il vecchio che li ha venduti non mi troverà mai. Dammene un sorso, ne ho bisogno. È Chris? Alla chiave? Beh, va a vedere chi è, sbrigati. Oh, chiedo scusa. Cerchiamo un uomo, ma non sappiamo come si chiama. E allora mi dispiace, ma non posso aiutarvi. Ci scusi, allora. Oh, guardi! Ecco! Ah, è lui!
perché è scappato via in quel modo, eh? Ecco, $50 meno la commissione. Io non so di cosa stia parlando. E guardi che mi ha portato. Forse sarà meglio presentarci. Mi chiamo Jai Wei, il signor della Rowe. Piacere. Che cosa volete? Scoprire chi ha dipinto i quadri. Non lo sapete. Certo che non lo sanno. Ecco perché siamo qui. Senta, se lei conosce il pittore, gli dica di chiamare il signor della Rowe. Perché ha comprato quei quadri se non sa di chi sono? Perché sono buoni. Chi è l'autore? No, Johnny, no! Oh, non arrabbiarti così, mia cara. Ecco, visto, ora sono nei guai. Mi ha fatto promettere di non dirlo. Ecco perché le ho detto di non saperlo. È molto gelosa dei suoi quadri. Non vuole farli vedere a nessuno. Non ci mette neanche il suo nome sopra. Lo avevo notato. Lei è una vera artista, signora. No, io... Vede, non sopporta neanche l'idea che se ne parli. È convinta che i suoi quadri non siano buoni. Ecco perché le ho portato quei quadri. Per darle fiducia. Io me ne intendo. Bene, mi dia quei soldi. Non avrei mai indovinato che fosse una donna. Neanch'io. La sua pittura è molto forte, sa? Possiamo vedere qualcosa? Certo, avanti. Guardate pure, guardate. Senti, ma ti ha dato di volta il cervello. Zitta, credevo fossero poliziotti. Lasciami fare, tanto non capiscono niente. Ma non posso ingannare un critico. Dici di essere un'attrice? Allora provalo. Cerca di ricordarti qualcuna delle frasi del vecchio. Adoperale con Jai Wei. Ormai siamo nella stessa barca. No, no, aspetta. È tanto che dipinge? Da quando era bambina, praticamente. Non ha seguito corsi, vero? No, no, ha fatto tutto da sola. Sono stato io a incoraggiarla e anche a offrire il mio aiuto. E come amico, sa, nient'altro. Non ricordo il suo nome. Prince. Senta, è un po' arrabbiata adesso. Perché non prova a parlarle, eh? Con piacere. Beh, che ne dice? Mi piacerebbe occuparmene come suo agente. Sì, certo, dipende da quanto c'è da fare. Ci metteremo d'accordo, signor Prince, e... Di solito mi accorgo se un quadro è dipinto da un uomo o da una donna, ma lei è riuscita a farmela. Il suo lavoro è originale e decisamente mascolino. Quanto ci mette a fare un quadro? A volte un giorno. A volte un anno. Non si può dire, deve crescere. Capisco. È questione di sentimenti. Sa come crescono i sentimenti? È come innamorarsi, credo. È un bellissimo paragone. Dal mio punto di vista, ogni quadro, se è buono, è un atto d'amore. Posso scriverlo? Oh, no, no, no. La prego, non scriva di me. Lei è veramente molto strana. Perché non crede nel suo lavoro? Perché io non disegno. Non è vero. Io mi limito a dipingere quello che sento quando guardo una cosa. Parlare con lei è un'esperienza stimolante. Bene, di che state parlando? Cercavo di fare amicizia. Kitty, il signor della Rowe vuole occuparsi di tutto il tuo lavoro in esclusiva. Ti va bene? Fossi in te, accetterei. Può venire da me domani? Sì, a che ora? Quando vuole, signorina. Facciamo a mezzogiorno, poi la porto a colazione. Beh, io... Ci sarà. È meno male che c'è lei, signor Prince, così può convincerla. Vedo che lei è stanca, signorina. Troppe emozioni, credo. Noi andiamo. A domani? Certo, a domani. E grazie. Buonasera. Buonasera, signor della Rowe. Buonasera. Sera. Buonasera. Sera. Brava per le gambe.
Non so che hai detto a Jay Way, ma ha proprio perso la testa per te. Non si limiterà a una colazione. Che differenza c'è? Vuoi dire? Ah, piantala di fare l'ingenua. Lascialo parlare di quello che vuole, vedrai che non parlerà d'arte. Se avessi un po' di cervello ti pianterei. Non hai mai avuto cervello. Scrivi come firmi le lettere. Avanti. Catherine Marsh. Kitty! Accidenti. Rimetti sull'altro. Kitty! Ciao. Oh, Kitty, ero nei dintorni. Ah, salve, signor Cross. Sono salito perché credevo ci fosse Millie. Non le dispiace se guarda i suoi quadri, vero? Oh, no, niente affatto, si figuri. Bei quadri, veramente notevoli. Ha dei problemi con la prospettiva, eh? Sì, la prospettiva è una cosa che non ho mai imparato, è vero. Beh, io devo proprio andare. Arrivederci. Ah, se viene Millie, sono al tennis club. No, lascia stare, conosco la strada. Era qui da tanto. No, perché? Non mi piace. Ma guarda che è un bravo ragazzo, Chris. Non capisco proprio perché non ti piace. Senti, è lui quello. Quello chi? Mi hai detto che c'è stato un uomo. Oh, per amor del cielo, non te ne scorderai era mai. Lui? No! Kitty! Mettiti a dipingere se vuoi, sono stufa di sentirti dire scemenze. Kitty! Oh, Kitty! Oh, lasciami in pace! Devo uscire! Kitty, non fare così! Ma perché vieni qui se devi criticare? Chi ti ha chiesto di venire? Ti prego, Kitty! Piantala! Va a dipingere! Non posso fare niente quando sei arrabbiata con me. Vuoi che me ne vada? Voglio che resti qui a dipingere. Chris, mi dispiace, Chris, ma perché devi tormentarmi con una cosa morta e sepolta? Perché... vuoi sposarmi? Ma sei sposato. Beh, se succede qualcosa... Cosa? Sarà meglio che non ti faccia sentire da tua moglie quando parli così. Certo che ti sposerei se fossi libero, ma non lo sei, allora. Che ne parliamo a fare? Ora va a dipingere. Posso dipingere te? Beh, avevo intenzione di farlo da sola, ma... dipingimi, Chris. Sarà un capolavoro. Ciao, Adele. Sono passato dal macellaio, come mi avevi detto. Ho comperato il fegato.
quando conosci Katrin Marsh? Rispondimi. Non so di che cosa parli. Quant'è che la conosci? Beh, non agitarti adesso. Vieni, ti levo il cappotto. Sei tu quello che si agita. Metti via quel coltello. Vuoi ammazzarmi? Quant'è che la conosci? Non so di che cosa parli. Non mentire. Sono anni che copi il suo lavoro. Raccontavi di dipingere quello che sentivi e invece copiavi il lavoro di una vera artista. Scommetto che andavi da Della Rowe tutti i giorni a scopiazzare. Dove? Lo sai dove? Alla galleria Della Rowe, sulla 57ª. Hanno in vetrina i quadri di Katrin Marsh. Tu sei pazza. Prende $500 per un solo quadro. È un genio. Ecco perché qualche volta i tuoi quadri mi piacevano. Ora so il perché. Se ti azzardi a dipingere ancora in questa casa, giuro che vado da quella donna a dirle che hai sempre copiato i suoi quadri. Sei un ladro. Il tuo padrone dovrebbe stare attento. Uno di questi giorni ruberai anche a lui. Quello no, tesoro. Della Rowe ha chiesto altri quadri. L'ha appena finito, se ne accorgerà. Jay Way ha detto che i nuovi quadri sono i migliori che hai fatto. Avevo ragione su Jay Way, belle gambe. Sì, però mi rende nervosa. Ho cenato con lui 3 volte questa settimana e adesso parla di una vacanza. E ha negli occhi quel certo sguardo. E tu devi fare in modo che gli resti. Oh, fai presto tu a dirlo. Però il critico devo portarmelo a spasso io. Mi occupo io della mia bambina. La mia bambina avrà un bell'anello di brillanti, una Cadillac scintillante e una bella casa. E Johnny? Certo, fa parte della casa. Vai. Chris! Chi ha portato i miei quadri da Della Rowe? Oh, Chris, non arrabbiarti con me. No, non mi arrabbio, però non capisco. È impossibile. Oh, perdonami, tesoro. Non avevo soldi. Volevano riprendersi i mobili. Ero così umiliata. Non potevo venire di nuovo da te a chiederti soldi. Io non potevo. E così ho venduto i quadri. A Della Rowe? Sì. Hai veramente venduto i quadri? Sì. Lo so che non dovevo metterci il mio nome, ma... Della Rowe voleva sapere chi li aveva dipinti e non potevo dargli il tuo nome. Adesso non posso cambiare una storia, ti pare? No. Io pensavo che... tanto non facesse differenza. Il fatto è che invece fa molta differenza. Se avessi portato io quei quadri a Della Rowe, non li avrebbe presi. Io sono un fallito, Kitty. No, tu sei un grande pittore, Chris. Oh. Della Rowe lo dice sempre, lo dice anche Jay Way. Cioè... lo dicono di me. E glielo lasceremo credere. Oh, Chris. Oh, no, avanti, Kitty, su, non piangere. Sono felice. Sembra proprio un sogno. Oh, Chris, sei così buono, così caro. Che differenza fa che il nome su quei quadri sia il tuo o il mio? È come se fossimo sposati. Ma sono io che ho preso il tuo nome. Bene. Adesso comando io da queste parti. Voglio farti il ritratto, Kitty. Che ne dici? Vieni qui. Sai come lo chiameremo? Autoritratto.
Ciao, Jay Way. Ciao, Ross. Ciao, salve. È la prima volta che sono d'accordo con te, Jay Way. Oh, grazie. Secondo me, la pittrice è più affascinante dei quadri. Che tipo è? Mona Lisa senza sorriso, piena di mistero. Sembra che abbia una doppia personalità. Ne ho parlato nel mio articolo, volete leggerlo? Sì, con piacere. Fuori c'è uno che vuole parlarle. Chi è? Non lo so, signore. Ha detto che è un detective. Lei è un detective. Beh, lo ero, signor Cross. Non mi riconosce. Oh, ma... È sorpreso, eh? Non si spaventi, signor Cross. Stia calmo. Le spiegherò tutto. Beh, ero nei guai a quei tempi. Sa com'è? Prendevo tangenti da bar e negozi. Qualcuno fece la spia. Decisero di fare un'indagine. Una sera andai in un bar del porto, cercavo una via d'uscita. Un uomo entrò di corsa e disse: qualcuno si è buttato in acqua. Allora corsi fuori, mi tolsi la giacca e mi buttai. Stavo così male che speravo di non tornare a galla. Posso? Beh, eccomi lì a nuotare nel buio. Riuscii ad acchiappare la donna, però non riuscii a trattenerla. Poi è arrivato un rimorchiatore a tutta velocità, così. Dietro c'era una sbarra. L'ho afferrata e mi sono issato a bordo. Mi guardo nella mano. Cosa crede che avessi? Una borsa. Quando avevo preso la donna, la borsa m'era rimasta in mano. E dentro c'erano $2,700 in contanti. Se la immagina una che commette un suicidio con tutti quei soldi? Beh, da rimorchiatore passai a una nave carica di banane che andava in Honduras. E così me ne andai. Sì, ma se lei non è morto, allora io non sono sposato con Adele, vero? Quanto mi dà lei se io tengo la bocca chiusa e sparisco di nuovo, eh? Sì, ma se lei è il marito di Adele... Un momento. Lei ha bisogno di Adele. E io di soldi. Lei fa il cassiere, dovrebbe esserle facile mettere le mani su qualche migliaio di dollari. Oh, io non faccio una cosa del genere. Vado, Adele? No! Ma non per fare un piacere a lei, caro. Me ne vado per fare un piacere ad Adele. Ma non creda di starsene bello tranquillo. Potrei riapparire un giorno o l'altro. Adele la caccerebbe subito per un uomo come me. Io le darò dei soldi. Ah, adesso sì che ragiona. Dovrà aspettarmi qui perché non posso prendere i soldi prima delle 6. Aspetterò. Ciao Johnny, ciao Kitty. Ciao Marchetti. Salve. Non dimenticare lo champagne, piccola. Bella macchina che ti sei fatto. È veloce, eh? Così la polizia non può acchiapparmi. Marchetti, mi metti un pezzo di ghiaccio in quel secchio? E subito, Johnny. Mi presti anche quello? Però lo riporti, eh? Ma certo. Ecco. Grazie. Solo 200? Beh, è tutto quello che potevo. Ma non crede che sua moglie valga un po' di più? Senta, secondo me lei dovrebbe avere quello che le spetta, Adam. Intendo dire i soldi dell'assicurazione. Assicurazione? Sì, $2,000. Sulla sua vita.
Li ha presi Adele, ma sono suoi, no? Li tiene in camera da letto. Io non toccherei un centesimo, naturalmente, ma se li prendesse lei, sarebbe legale, no? Sì, ma come faccio? È facile. Questa è la sera in cui lei va sempre al cinema. Io le apro, lei prende i soldi e se ne va. Perché non li prende lei? Ah, così posso sempre giurare che non li ho toccati. Lei conosce Adele. E se lei stasera non esce, che facciamo? Lei ci andrebbe di mezzo, sa? Sì, ma io so come cavarmela. Come? Bene, lei venga sotto casa, stasera alle 11. Tutto bene? Ma perché? Non può accendere le luci. I Michaels, al piano di sotto, si ricorda? Oh, già. E gli altri vicini. Dove sono i soldi? Là dentro, nell'ultimo cassetto del mobile. Bene, mi dia la torcia. Johnny. Piccola. Non sai quanto ti amo. Che è stato? Era Chris. Johnny, era Chris. Chiamalo, svelta. Chris! Chris! Dovrei proprio spaccarti la testa. Come facevo a sapere che veniva stasera? Io non capisco. Tu non capisci mai niente. Ma perché te la prendi me con me? Me la prendo con me stesso, che spreco il tempo con una cretina come te. Potevi stare attenta, no? Già, è sempre colpa mia. M'hai trattenuto tu, io non volevo restare. Johnny, non trattarmi così. Ora basta, sono stufo di te. Johnny! Questa è l'unica lingua che capisci, cretina! Johnny, non sai quanto ti amo. Non sai quanto ti amo, Johnny. O Signore, perdonaci i nostri peccati. Abbi pietà delle nostre debolezze, perché immensa è la tua misericordia, mio Dio. O Signore, abbi pietà di noi peccatori. Abbi pietà, o Signore. Millie? Sì, Kitty. Hai visto Johnny? Lo sapevo che era lì. Era arrabbiato? Una solita lite. Non so stare senza di me come io non so stare senza di lui.
Ha detto che tornava qui? Per picchiarmi? Oddio, quanto vorrei che ogni tanto tenesse la bocca chiusa. Oh, non preoccuparti, parla sempre così. Se fossi innamorata capiresti. Oh, piantala, non farebbe male a una mosca. È l'amore, cara. È arrivato adesso. Ho sentito la porta sbattere. Devo andare. Ciao, Johnny. Vieni, Johnny, sono qui, caro. Tu mi hai mentito. Era lui, vero? Che cosa posso farci se lo amo? No, sei solo infatuata. Non puoi amare un uomo così, Kitty. È cattivo. Ti tormenta, non è vero? Vorrei ucciderlo. Oh. Non dico sul serio. Perché sei venuto? Perché voglio che mi sposi. Hai già una moglie. No, non ce l'ho, è finita. Che diavolo... È tornato il marito, sono libero. Oh, oh no, non piangere, Kitty. So cosa provi, ma ora è passata. Tutti facciamo sbagli. Non mi importa di niente. Io posso sposarti adesso. Voglio che tu sia mia moglie. E ce ne andremo insieme. Andremo lontano, così dimenticherai quell'uomo. Non piangere, Kitty, ti prego, non piangere. Non sto piangendo, scemo, sto ridendo. Kitty. Sei un idiota, come si fa a essere così scemi? Kitty. È dalla prima volta che ti ho visto che volevo riderti in faccia. Sei vecchio e brutto e sono stufa di te, stufa, stufa. Smetti, smettila. Vai uccidere Gianni? Voglio proprio stare a guardare come ti spezzerà braccia e gambe. È un vero uomo. Tu vuoi sposarmi? Tu? Vattene di qui. Vattene. Non toccarmi. Chris, non toccarmi. Chris. Ehi. Oh. Sta attento, Johnny. Ammazzerai qualcuno. Ma... Chris! No, Chris, aspetta. Perché l'hai fatto, Chris?
Quando loro hanno chiamato non volevo crederci. Abbiamo ricevuto una telefonata. Da un certo Ticet. Ho controllato i conti prima di chiamarti. Sai quanto manca? Quasi $2,000. Lo portiamo via, poi lei farà la denuncia, signor Hogarth. No, un momento. Non posso farlo. Ma signor Hogarth. Voi avete fatto il vostro dovere e vi ringrazio. C'è una scatola di sigari su quel tavolo, prendetela pure. D'accordo, signor Hogarth, come vuole. Chris, è stata una donna, vero? Lo supponevo. Non ti manderò in galera. Ma naturalmente devo licenziarti. Ah. Ma non ho fatto niente. Voglio un avvocato. Dove l'avete preso? Riverside Drive. Stava scappando con la macchina della vittima. Quella macchina è mia. Anche questo è tuo? Ci sono le tue iniziali e macchie di sangue. Questi sono $100 presi dalla borsa della ragazza. Sì, certo, erano miei. Questo è un anello valore $500 Ah, siete proprio degli esperti. Costa $2,000. Questi erano i suoi gioielli. Non un gran valore, ma li ha presi. Ma perché dovevo lasciarli? Tanto lei non poteva più usarli. Senta, voglio un avvocato. Sono un libero cittadino, ho dei diritti. Anche questo ti appartiene, Ci sono sopra le tue impronte. È naturale, l'ho preso io. Come facevo a sapere che era morta? All'inizio credevo che dormisse. Uh-huh. Non era stata lei a dipingere i quadri? Il vecchio Cross non è scemo come pare. Li ha dipinti lui. L'imputato mi portò due quadri e mi disse che erano della signorina Marsh. In qualità di esperto non ho mai avuto dubbi. Era veramente una grande artista. Mi disse di essere un artista quando prese la casa. C'era anche lui. Non mi piacque allora e non mi piace adesso. Sì, diventava cattivo quando beveva. Ha detto che andava a sistemarla quando ha lasciato il locale, alle 2 circa. Allora gli dissi di stare attento, sennò ammazzava qualcuno. E infatti l'ha proprio ammazzato. L'ho sentita dire ciao Johnny prima di riattaccare. Perciò lui c'era. Quello che non capisco è questa storia della pittura. Mai vista dipingere. Infatti lei era proprio così. Non mostrava a nessuno i suoi quadri. Ho confrontato la sua calligrafia con la firma. Non ci sono dubbi. Il signor Cross dipingere? Sapeva solo copiare. È un ladro. Ha rubato a me, al suo padrone, a Catherine Marsh. Mia moglie, cioè la mia ex moglie, ha ragione. Io non so dipingere. Le mie copie erano così brutte che le ho bruciate. Per amor di Dio, è falso! Salve, signor Cross. Salve. Sono Don Crocker, The Globe. Ah, sì, Don Crocker. John Williams, Morris Ward, sono miei colleghi. Fuma? No, grazie. Andate a Sinsini? Sì. Di solito non mi piace, ma questa volta ci vado volentieri. Ha sistemato bene quel tizio, signor Cross, quando ha testimoniato di non dipingere. Non l'ha sistemato nessuno. È colpa sua, avrebbe dovuto stare zitto. Già, si è rovinato quando ha cominciato a parlare male della vittima. Vi ricordate la giuria? Se fosse stato zitto poteva cavarsela molto meglio. Certo, in fondo non c'erano vere prove. Che vuol dire? C'è stato un processo, no? Sì, ma resta sempre un dubbio. Immagino che secondo voi non sia stata fatta giustizia e che il vero colpevole l'abbia fatta franca. Mi creda, non è possibile. Signor Cross, nessun colpevole la fa franca. E cioè? Non lo faccia cominciare. Lei non lo conosce bene. Le spiegherà la sua teoria. Va bene, divertitevi pure. Nessuno si sottrae alla punizione. Io credo che abbiamo un tribunale qui dentro. Giudice, giuria e boia. Non capisco.
La pena di morte non risolve niente. Parlate voi, che siete degli esperti. Purtroppo devo ammettere che hai ragione. Il rimorso che abbiamo dentro non sparisce mai. Resta con noi per sempre. E allora? E allora ci poniamo da soli. Non abbiamo scampo. Mai. Mi sembrano scemenze. Lei non ha la mia esperienza in materia d'assassino. Preferirei essere condannato da un tribunale che da me stesso. A che ora è l'esecuzione? Alle 11. Non l'ho uccisa. Vi giuro che non l'ho uccisa io. Possibile che nessuno mi creda? Non sono stato io. Non sono stato io. Possibile che nessuno voglia credermi? Finalmente insieme. Sì. Ci ha uccisi tutti e due. E ci ha permesso di essere insieme per sempre. Per sempre. Kitty! Sei un idiota. Come si fa a essere così scemo? No, Kitty, no! Tu vorresti sposare. Tu! È mia, Chris. No! Mia, per sempre. Mi hai ucciso, Chris. Sei vecchio e brutto. Mi hai ucciso. Mi hai ucciso! No, no, Kitty! È stato lui! Tu eri innocente, pura! Lui ti ha rovinato, è lui l'assassino! No, non è vero! Johnny! Vedi, Chris, a me, non te! Ecco perché dovevi morire! Io ti ho ucciso! Adesso è mia, Chris! Vuoi uccidere Johnny? Voglio proprio stare con te! Kitty! Come ti spezzo la braccia in gamba! Kitty! C'è qualcosa lì dentro.
Ehi, signore! Tutto bene, signore? E allora gli ho detto che non era il caso di insistere. Alzati, dai, avanti, muoviti. Sei tu. Lo sai che non puoi dormire nel parco? Quante volte te l'ho detto? Vai al dormitorio pubblico, hai capito? Avanti, muoviti! Chi è quello? Un mentecatto e crede di aver ucciso due persone 5 o 6 anni fa. Non riesce a pensare ad altro. Cerca sempre di farsi arrestare. Vuole essere processato e condannato. Un povero pazzo. Adesso è suo. Dispiace separarmene. Per $10,000 non dovrebbe dispiacerle della roba. John, non sai quanto.